τελικά αυτό που σας ενοχλεί πιο πολύ στο ευρώ, ότι είναι ένα γερμανικό νόμισμα με γερμανικούς κανόνες που είναι ένα μέσο ώστε η Γερμανία να επιβάλλει την πολιτική της στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Μα είναι μια αλουσινάτσια, λέω. Είναι μια αλουσινάτσια που είναι venuta Eh, così, si parlava di moneta in comune, non moneta unica, sono due, cose, due concetti diversi. Noi possiamo avere una moneta in comune per certe transazioni, questo sì, ma ogni, ogni, eh, ogni nazione deve mantenersi la sua sovranità monetaria, la possibilità di stampare soldi, la possibilità di, di gestire il sistema fiscale attraverso una banca nazionale è questo che io non capisco. Sipras, come fa a essere lontano da questi principi di base. Quindi il fatto di tornare alla dracma o noi trovare, di, di ritornare alla lira non è traumatizzante, potrà essere traumatizzante per un anno, ma poi tu, ci sono una serie di meccanismi che si attiverebbero. Il problema è uscire velocemente, subito dall'euro. E la Grecia è il nostro, il nostro obiettivo, ce l'abbiamo davanti la Grecia noi, noi stiamo diventando Grecia. Quindi la Grecia è il 2% del PIL dell'Europa, non interessa a nessuno se fallisce la Grecia, è questo sconvolgente. La cosa sconvolgente è che Tsipras sta facendo un grandissimo lavoro, un grandissimo lavoro di mediazione per transare certe situazioni perché si è impegnato con i Greci, ma dubito, dubito che vanno avanti, tosso, chimarodis, orreos, tilopticos, panoschim. Didi niente si Ma perché perché mi sento veramente in imbarazzo. La televisione oggi è immagine, no? Allora, se tu vuoi farmi apparire in questa intervista come uno scemo, allora basta che la monti questa intervista con delle cose che ho fatto, un gesto, una roba, mi fai diventare uno scemo. Prendi le cose più banali che ho detto e io divento grillo, uno scemo. Probabilmente lo farai. Io non ti conosco, io ti ho ospitato a casa mia, mi fido perché non sei italiano.